Buongiorno a tutti e bentornati qui sul canale. Oggi vedremo come preparare un menù completo fatto da antipasto, portata principale e contorno. Utilizzeremo due barbecue, Kettle Joe e il Traeger Timberline 850. Che cosa andremo a cucinare? Cucineremo un bellissimo tomahawk di Wagyu F1, Jack's Creek, qualcosa di incredibile, e per questo ringraziamo gli amici di Carne d'Elite. La tomahawk sarà accompagnata con delle patate in una veste un po' particolare, molto scenografica e allo stesso tempo gustosa e ricca di sapori. Per iniziare e per spezzare la fame, prepareremo delle devil eggs, che sono delle uova che andremo ad affumicare e andiamo a condire con una salsa a base di yogurt, il ranch, il condimento ranch di Angus & Doink e dell'ottimo salmone affumicato a freddo. Per questo faremo un video apposta dedicato su come si prepara in casa. Per quanto riguarda la cottura della bistecca e del tomahawk, ho deciso di optare per il reverse searing. Perché? Perché di fronte a me ho una bistecca con un livello di marezzatura veramente elevato, un'altezza, siamo su 2,1 kg, quindi è una bistecca importante. Quindi farò una prima fase di cottura attorno ai 100 gradi nel Kettle Joe con cottura indiretta. Questo per far sì che tutto il grasso intramuscolare, i tessuti della carne si andranno a sciogliere, creando così poi un'esperienza al palato meravigliosa. Come temperatura target barbecue 100-110 gradi, temperatura al cuore 55 gradi. Io una bistecca con questo livello di marezzatura la voglio mangiare media, non mi piace mangiarla al sangue perché ho bisogno che il grasso si sciolga bene, in modo che al palato riuscite ad avere una vera esplosione di gusto e a gustarvi appieno la qualità di un certo livello di carne. Arrivati ai 55 gradi interni, vado a togliere la bistecca dal barbecue, la metto sul tarriere e la lascio riposare in modo che i succhi si redistribuiscono. Nel frattempo cambio il setup del mio barbecue e lo predispongo per una cottura diretta. Quindi vado a rimuovere lo slow roller e a quel punto apro tutta la ventilazione per avere il massimo della potenza. Dopo aver asciugato bene la bistecca con della carta, vado a dargli un bel giro d'olio e una spolverata di rub. Io su una carne del genere vado con un rub semplice, sale, pepe, aglio. Il Texas Steak di Angus & Doink è il mio preferito, quindi la sua grana grossa, le note del pepe, lo reputo perfetto. A quel punto vado a dare una scottata veloce, perché la bistecca è già cotta, per potarla sempre attorno ai 58 circa. È un'operazione veloce, quindi state molto attenti alle fiammate, state in zona barbecue. Tolgo la carne dal barbecue e la metto sul tagliere. A quel punto la faccio riposare qua qualche minuto, vado a scaloppare. Per le devil eggs invece è un'operazione molto semplice. Bisogna cuocere delle uova sode. Una volta cotte le lascio nel Traeger a 80 gradi con la funzione super smoke. Questo per dargli una buona nota di fumo, dargli un po' di colore, un colore esterno. All'incirca più o meno ci ho messo un'oretta, ci vorrà un'oretta circa. Dopo che le uova hanno preso colore, sarà sufficiente tagliarla a metà, toglierle il tuorlo. Il tuorlo va mischiato con un po' di yogurt e un cucchiaio e mezzo, andate un po' a sentimento e un po' a vostro gusto, di ranch di Angus & Doink. Poi, da comporre in realtà sono molto semplice, vado a rimettere questa crema all'interno dell'uovo e sopra il salmone affumicato. Bellissime da vedere perché c'è questo contrasto tra il bianco dell'uovo e il rosso del salmone, e anche al palato andrete a sentire qualcosa di molto interessante perché c'è tutta la cremosità data dalla crema, poi subentra l'affumicato del salmone, quindi molto molto piacevole. Come contorno andremo a preparare delle fantastiche patate, molto semplice da fare ma allo stesso tempo estremamente scenografiche e gustose. Quindi operazione da fare molto semplice: prendete le vostre patate, conditele con un filo d'olio e aggiungete un po' di sale. Mettetele direttamente nel Traeger impostato a 230 gradi, più o meno mezz'ora, 40 minuti, fino a che risulteranno belle morbide. Toccate, le entrate magari con la sonda del termometro, una forchetta, così valutate la cottura. Una volta cotte, tiratele giù dal barbecue, schiacciatele in modo che si aprono a mo' di fiore. Condite
condite con fries with that e del formaggio a pasta filante. Rimettetele nel barbecue per far sciogliere tutto il formaggio, 5-10 minuti. Poi toglietele e conditele come preferite. Io sopra ci ho messo un po' di granella di bacon, che sta sempre bene con tutto. Per preparare la granella di bacon sarà sufficiente mettere il bacon nel Traeger a 80 gradi per circa un'oretta, un'oretta e mezzo, finché diventa bello croccantino. Toglietele dal barbecue, lasciatelo raffreddato e sbriciolatelo con le mani o con un coltello. Ok, il piatto è servito, quindi abbiamo una bistecca cotta alla perfezione, bella da vedere, con dei profumi, dei colori meravigliosi. Abbiamo delle fantastiche patate super gustose, belle, ricche, quindi che vanno a dare una bella botta a tutto il piatto. E per iniziare, così, due uova belle chic, colorate, due barbecue a disposizione, si riesce a preparare un menù completo dall'antipasto alla portata principale. È solo una questione di organizzazione, quindi mettetevi giù una timeline, un foglio, quindi capite quello che potete preparare prima, quello che può essere servito freddo. Nel nostro caso abbiamo preparato subito le uova e subito le fette di bacon, poi abbiamo alzato la temperatura del Traeger e abbiamo messo le patate. Nel frattempo abbiamo scaldato la nostra bistecca nel Kettle Joe. Facendo così è arrivato tutto pronto nello stesso momento, così che anche voi potete godervi il pranzo. Quindi, se vi è piaciuto il video e se avete domande, scrivetele qui sotto nei commenti. Continuate a seguirci, adesso torneremo a pubblicare con più costanza. Se vi è piaciuto il video, mettete like, iscrivetevi al canale. Se avete domande, scrivetele qui sotto nei commenti. Mi raccomando, ricordatevi di seguirci sui social per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che facciamo. Con questo video, a nome di tutto lo staff di BBQ Lab, vi auguro un buon Natale. Godetevelo, mi raccomando, vogliamo vedere i nostri social invasi con i vostri menù di Natale, quindi raccontateci e fateci vivere con voi il vostro Natale. Ci vediamo al prossimo video.